o è poco colore? Quello è una questione poi anche di gusti, non è che dici ci stanno le regole così precise per questi fatti, però... ci siamo, no? Sì, sì. Penso un po', sì, non ho fatto niente, voi c'è state, poco e niente. Facciamo un pianino un po' più piccolo, guardiamo. No, di niente. Vabbè. Allora, queste ci si deve mettere un po' di colore per farlo, perché sennò... Poi, un po' di ombra. Funziona bene come gli altri colori, questo vedi, esce la cosa sotto. Non provo questa. Ah, questo è nero? Sì. Un blu, della FP Color, ce l'abbiamo? Perché vedi che quando ci ho messo il nero mi esce quello, mi viene sotto di nuovo, no? Paesaggio. Io poi ci metto un po' di giallo sotto, perché quando poi voglio togliere la radice dalla spalla, ci rimane, non viene proprio totalmente giallo, non è vero? Se lo butto sotto, se lo butto solamente come fondo, perché pure poi se lo mettiamo più buono, se lo mettiamo un po' di buono pure. Allora, guarda la forma, così, così, diciamo, no? In modo che,
lo fai col pennello, è più facile, più semplice e più veloce, no? Però io se senza usare i pennelli allora faccio in questo modo qua, quindi qua è in questo modo qua, vedi? Parecchio di colore, però. Sì, ce ne devi mettere. Vedi che a me non mi viene subito. Ce ne devi mettere di più di colore, sì, poi quello è il discorso pure, perché poi però spesso ci faccio questi contorni qua, capito, intorno, no? E lei è bianco sotto o no? Eh? Lei ha messo il bianco sotto o no? No, però adesso sto grattando, quindi mi esce il bianco del foglio, questo trasparente, sì. Allora. Allora poi allora, vediamoci un po' questo qua. Cioè guarda, non stai solo appiccicato. No, è quello che tu devi calcolare tutto quello. La pressione che ci dai con le dita è importante. Perché se io solamente faccio così, viene così. Ma se io calco, poi io vado un po' in su, hai capito? Puoi fare anche al contrario, anche andata su a giù. Però vedi che questo qua l'ho fatto col dito. Se io faccio così, tu puoi formare, capito? Le, diciamo, anche con le unghie, vedi che ti vengono tutti questi effetti qua. Però ci deve essere parecchio colore. No? Come? Ci deve essere parecchio colore. Sì, ci vuole un po' di colore, comunque se no ci devi mettere trasparente per farlo ammorbidire di nuovo, no? Capito? Viene più struttura in quel modo là. Mo se questo era il lucido. Allora, mi voglio fare un po' di alberi qua. Si è asciugato già, quindi mettiamo un po' di questo. Allora,
facciamo qua così. Facciamo un po' di acqua qua. Questa la possiamo fare in tanti modi diversi, tu già l'hai visto l'altra volta, no? Ora facciamo così sta qua. Facciamo così, puoi fare prendendo questo qua così. Fai questo movimento qua, guarda, così, no? Un po' di riflesso. Qua ci sono riuscito, qua di meno, ma qua ci sono riuscito a farci rimanere un po' di giallo sotto, vedi? Che poi dipende. Certo, ma ogni volta uno che cambia tipo di marca, di vernice, ti devi riadattare un po', perché sempre agiscono le cose in modo diverso, no? Qua se vuoi, si vede meglio? Va bene. Allora, per farci le foglie delle labbra, io uso la carta o uso la plastica, no? E, allora, metto un verde qua. Giallo. Bianco. O i colori che uno vuole, no? Prima inzuppo questo col verde, inzuppo bene, questo ci dà una forma un po' così, ecco. Poi prendi solamente con una parte giallo, ma solamente una parte così, e bianco pure, solamente una parte così. Quando vai a fare le foglie automaticamente ti viene tutto, capito? Capito? Poco così, poco così.
adesso ci vogliamo fare pure una piccola cascata. Allora. Sì. Allora, le cascate si possono fare in tanti modi diversi, ma in questo caso qua, siccome ce la sto facendo alla fine, ce la faccio così. L'importante è questa carta deve diventare come un pennello, diciamo, non c'è un senso. Allora. Scegliamo la parte che è uscita meglio, non deve essere né troppo, se è troppo così magari non è tanto bene, sta parte su pezzetto qua va bene, allora questo qua, allora me la prendo questo, poi me la lascio per dopo, ci tolgo questo pezzetto qua, qua c'ho diciamo questa parte qua, no? Me la utilizzo come un pennello, allora metto un po' di carta, un po' di bianco qua. Questa qua la prendi, la metti bianco, una volta che ce l'hai, fai pure una volta così in modo che te lo schiacci, non va più, una volta che l'hai fatto, prendi qua, fai una linea, poi questo movimento qua ci va lentamente subito, poi dall'altra parte, tanto bene, perché mo pure io quando cambio marca mi devo fare sempre qualche quadro per riabituarmi a come reagiscono i colori eccetera e tutto, no? Più o meno lui già l'ha visto più di qualche volta, quindi dovrebbe